lei sia una persona amatissima, l'accoglienza da curva che ha avuto qua a Lamezia è quella che avrebbe ritenuto in ogni parte d'Italia. E non c'è neanche dubbio che queste sentenze siano state non sagge, non sportive, non giuste, inique, e abbiano punito la Juventus in oltremodo rispetto probabilmente a quanto sarebbe stato sportivamente anche lecito pensare. In particolare la sottrazione dei due scudetti va oltre ogni logica dello sport, visto che nessuno può accusare questa squadra di non averli meritatamente vinti in campo. Parlano i primati, i record continui, le vittorie consecutive, i grandi campioni che, come lei ha ricordato, hanno sfoderato Italia e Francia alla finale di Coppa del Mondo. Però emerge un dato da tutto il quadro che anche lei questa sera ha riportato, che ancor prima di regole, leggi, norme, eticamente il calcio comunque in Italia probabilmente ha tirato un po' la corda. Ecco, sui sogni, sulle passioni della gente, giustamente nella società della comunicazione, legittimamente, dico io che faccio parte di un altro mondo analogo per certi versi di quello dello spettacolo, facciamo del business, c'è gente che è più brava che lo sa far meglio, c'è gente meno brava che lo sa far peggio, fa parte assolutamente di una società come la nostra. Io quello che le chiedo, lei pensa che comunque il fatto che il movimento di grandi importi, di grandi capitali, ovviamente imponga la nascita di società che sanno far quello, per cui la CEA è un prodotto naturale di un mercato che deve avere anche dei ruoli ben rappresentati da gente capace e competente, ma lei non pensa che oltre che quello che legittimamente può produrre giustamente le risorse necessarie a compensare la capacità e il lavoro di ciascuno, poi ci sia un limite etico oltre il quale anche la passione dello sportivo e il sogno sul quale tutto questo è costruito poi debba fermarsi per dare spazio al sano senso di quella vittoria conseguita sul campo e che fa veramente poi brindare e dire a tutti noi sportivi: beh, ho fatto tanti sacrifici per prendermi un posticino di curva, aspettare l'una di notte il pullman a Torino per riportarmi in albergo, sono felice. Nel senso che l'ho detto prima, lo ripeto adesso, la Juventus si è sempre costruita i propri risultati sul campo, con i giocatori migliori, e le nazionali, dove pullulano i giocatori della Juventus sempre e comunque, credo che ne siano una dimostrazione. Per quanto attiene al discorso del business del calcio, è vero che in pratica attualmente con i diritti televisivi, che leggo potranno cambiare, c'è stato un movimento diverso e tutti hanno cercato, perché ovviamente quando si vince si ha più potere verso gli sponsor, verso tutte quelle attività che sono costruite in una maniera un po' particolare e diversa da quella che era la società di calcio all'inizio, perché prima esisteva un medico, un direttore sportivo, un presidente, un allenatore. Adesso è diventata un'azienda dove ci lavorano nel commerciale 50 persone, allo stadio e tra tutto un'altra 100 persone, compresi gli atleti. Quindi è diventata un'azienda vera e propria che deve produrre se è gestita come un'azienda. Adesso non si può più parlare di squadra di calcio o di società di calcio, si deve parlare soltanto di un'azienda che deve funzionare così come funzionano tutte le aziende, tenendo conto anche che l'azienda calcio è una delle più importanti che ci sono, per cui produce. Detto questo, a monte del tutto ci sta appunto la capacità di vincere e quella di non saper vincere. Quando si vince si ha più potere, ma più potere che significa? Bisogna anche specificare cosa significa più potere. Significa si ha più carisma, significa che gli sponsor vengono e ti cercano, significa tutto un qualcosa che praticamente è attinente con un'attività commerciale vera e propria, che esula dal calcio in quel momento. E quando vengono fuori le società come la Juventus che riescono a vincere, ma non per cose esterne, per capacità loro, perché dimostrano carattere,
non si lamentano mai, vanno in campo e portano la qualità e la quantità, quindi è tutto un qualcosa che produce i suoi effetti commerciali. E ovviamente quando ci sono dall'altra parte società che magari arrivano secondo o terzo continuamente, queste qui si sentono il dovere di reagire in maniera diversa a come reagirebbe la Juventus, perché la Juventus quando si è trovata nella condizione di avere una squadra che poteva essere ai minimi ha cercato di cambiare i giocatori, c'è sempre riuscita, gli altri cambiano giocatori come le figurine. Io per esempio ho elencato nel mio giornale, vedete che parlo di mio giornale come se fosse un giornalista, no? ma non è così, ho elencato nel mio giornale circa 36 giocatori comprati dall'Inter, che si chiamano Caius, adesso non me li ricordo perché fanno anche ridere in certe situazioni. Il motivo per cui l'Inter non ha vinto e il motivo per cui Moratti è diventato presidente è prepotente, è proprio questo. Perché è vero, c'è anche una barzelletta che hanno fatto non so chi, che è arrivata su telefonini. Questa barzelletta dice, è un dialogo tra me e Moratti, dice Moratti a me, dice ma non riusciamo a vincere niente nonostante i soldi che spendo. E gli ho detto, scusate la parola, per vincere ci vogliono i coglioni. E lui mi ha detto, ma sono contrario di tutti.